Ben ritrovati, ringrazio l'Avvocato Latorraca perché diciamo, ha offerto una serie di spunti che possiamo in parte sviluppare, sui quali possiamo in parte tornare. Faccio fuori una serie di questioni così con dei messaggi spot perché verranno poi affrontati più approfonditamente nelle prossime lezioni. Una considerazione in particolare tenevo ad introdurre e riguarda, ma veramente in modo generalissimo, il contenzioso legato alle specifiche tecniche e alle etichettature che voi sapete devono essere inserite negli atti di gara, no? Sono tra gli elementi essenziali che non possono mancare negli atti di gara in un bando. Conoscete meglio di me ormai le norme di riferimento, che sono gli articoli 68 e 69 del nuovo codice dei contratti pubblici, che cosa hanno innovato in particolare? Hanno riconosciuto, no? C'è ormai un chiaro fondamento normativo del principio di equivalenza, no? Che è ben disciplinato dalle norme, un principio sul quale la giurisprudenza si è arrovellata negli anni passati. Il messaggio spot che volevo lanciare è che, anche alla luce dei primi commenti ovviamente della riforma, che sul punto è tutta da costruire, no? Sarà la prassi a dirci se queste norme saranno efficaci o meno, però a fronte del riconoscimento del principio di equivalenza è immaginabile che il contenzioso si sposti dove? Non sull'AN, no? Cioè non sui presupposti, no? Per l'applicazione del principio di equivalenza, ma sul comodo, cioè sul merito delle valutazioni delle pubbliche amministrazioni ai fini della reale applicabilità del principio di equivalenza. Non dico altro perché le specifiche tecniche e le etichettature saranno super approfondite in un incontro ad hoc, quindi era soltanto, visto che volevo percorrere molto rapidamente con voi la rassegna giurisprudenziale sul bando, lanciarvi questo messaggio. Abbiamo parlato delle consultazioni preliminari di mercato, no, disciplinate dall'articolo 66 del codice, e il professor Latorraca vi ha ben spiegato come consultazioni preliminari di mercato che hanno già ricevuto applicazione in Inghilterra con enorme successo, no? Quindi staremo a vedere cosa accadrà da noi. I rilievi critici sollevati dal professor Latorraca sono pertinenti, li ho riscontrati anche nei primi commenti alla riforma, che sottolineano, no, tutti come il problema principale quale sarà? Quello di conciliare, no, la partecipazione a tale fase delle imprese, no, coinvolte con la partecipazione di queste stesse imprese alla gara. Da questo punto di vista vi segnalo una sentenza, diciamo, non rassicurante, ma perché mette un po' il dito nella piaga a fronte di questo problema. La sentenza del Consiglio di Stato 3032 del 2014, che in tema di sanzionabilità delle intese restrittive, no, quindi che possono esserci in una situazione, no, a fronte delle consultazioni preliminari di mercato, se vengono avvantaggiate, no, le imprese che partecipano a questa fase al momento poi della gara, che ricorda come
questa sentenza ha riconosciuto che intese restrittive della concorrenza possono essere identificate anche nel mercato che coincide con la stessa gara. Quindi il mercato rilevante ai fini dell'applicabilità delle norme antitrust può essere addirittura, no, coincidente con il mercato della singola gara. Ci sono poi profili sullo sfondo ancora più inquietanti, no? Che in parte abbiamo lambito nel corso dell'ultimo incontro, perché il reato no, che viene subito alla mente è quello previsto dall'articolo 353 bis del codice penale, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, no? Quindi sono tutti un reato che postula la commistione, appunto, tra la stazione, una sorta di commistione tra la stazione appaltante e le imprese che partecipano alle consultazioni preliminari di mercato. Avete toccato, abbiamo toccato il tema degli avvisi di preinformazione disciplinati dall'articolo 70 del codice. Come vi veniva ricordato, oggi tutte le amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori ordinari sono tenute all'avviso di preinformazione, che è divenuto un obbligo, no? E non più una mera facoltà. Il problema è che però la norma non introduce alcuna sanzione, no? Per l'ipotesi di violazione dell'avviso di preinformazione. Allora, non ho trovato giurisprudenza recentissima, ma commenti che sostanzialmente tengono ferme le elaborazioni giurisprudenziali del passato sul mancato rispetto dei termini e sulla non impugnabilità dell'avviso di preinformazione. Quindi l'avviso di preinformazione in linea tendenziale non è impugnabile se non nell'ipotesi in cui, prevista dall'articolo 70,2 del codice, in cui coincida con l'invito ad offrire, se non ricorrono, no, le condizioni stabilite dallo stesso articolo 70,2. Quindi la violazione di quelle condizioni si può comportare all'impugnazione del bando, ma solo per le ipotesi specifiche previste dall'articolo 70,2 del codice. Sull'impugnabilità, in realtà il professor Latorac ha già detto l'essenziale. Vi segnalo, non so se si trattasse della stessa sentenza, comunque prima dell'adunanza plenaria del 2003 c'erano degli orientamenti oscillanti della giurisprudenza. C'era una giurisprudenza più restrittiva che sostanzialmente negava la possibilità di impugnare direttamente il bando. C'era una giurisprudenza che in linea di principio anch'essa affermava che il bando non fosse immediatamente lesivo e quindi non impugnabile, ma introduceva alcune eccezioni a questo principio. Nell'ipotesi di clausole che impedissero la partecipazione alla gara stessa, fissando particolari requisiti soggettivi dei concorrenti, quindi il concorrente si vedeva già escluso in partenza, clausole, come vi veniva ricordato, irragionevoli, tali da non consentire la formulazione dell'offerta, dal momento che le prescrizioni previste dal bando rendono effettivamente impossibile quel calcolo di convenienza tecnica ed economica che ogni impresa deve essere in condizione di poter effettuare all'atto in cui valuta se partecipare o no a una gara pubblica. È una valutazione che l'impresa è tenuta a compiere e a specificare nel ricorso, deve dimostrare al giudice, no, nella maggior parte dei casi si tratta di questioni tecniche, quindi avvalendosi di consulenze tecniche, che la particolare commessa a quelle condizioni non è sostenibile da un punto di vista economico-finanziario, ad esempio. No? È capitato recentemente un caso noto in materia di cave,
no, in cui c'è stata l'impugnazione di un bando che sostanzialmente introduceva delle condizioni tali da sostanzialmente defalcare, no, la maggior parte delle imprese. Poi c'erano altre ipotesi che in parte sono state superate dall'adunanza plenaria, ma che vi riporto perché ogni tanto ritornano nella giurisprudenza. Una terza ipotesi in cui la giurisprudenza ammetteva l'impugnazione del bando riguardava l'ipotesi di prescrizione del bando che imponevano determinati oneri formali alle imprese partecipanti. In particolare una sentenza del 98 faceva riferimento al bando che prescriveva a pena di esclusione l'esibizione di un documento o di un attestato che la stazione appaltante avrebbe potuto acquisire d'ufficio. E la sentenza diceva che in questo caso dove stava la lesività? Nell'inutile aggravio del procedimento amministrativo, consistente non già nella mera presentazione del certificato, che sarebbe stata possibile anche se gravosa, bensì nella gratuita costrizione dell'impresa a rendere, e qui stava la lesività, di pubblico dominio vicende private che essa avrebbe potuto voler non divulgare e che appunto l'avrebbero penalizzata perché mettevano in discussione l'affidabilità dell'impresa, no? Un'altra ipotesi ammessa dalla giurisprudenza prima della plenaria e che ogni tanto ritorna concerne le clausole del bando relative al modus operandi fissato per il funzionamento della commissione aggiudicatrice, no? Il cosiddetto danno anche alla concorrenza. In particolare una pronuncia del 2000 aveva affermato l'onere di immediata impugnazione della clausola del bando che individuava le operazioni da svolgere rispettivamente in seduta pubblica o in riunione segreta. Secondo questa giurisprudenza, la lesione della posizione di interesse dell'impresa sarebbe stata immediata, afferendo alla stessa condizione di partecipazione alla gara e alla libertà di scelta in ordine alle determinazioni negoziali assunte dal soggetto economico nell'ambito del procedimento di individuazione del contraente privato. È arrivata poi l'adunanza plenaria del 2003, sentenza 7 aprile 2011, numero 4, adunanza plenaria numero 1 del 2003, che afferma la regola generale, rimarca la regola generale secondo cui i bandi di gara e le relative clausole vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione. In deroga a tale regola, l'adunanza plenaria riconosce la sussistenza dell'onere di immediata impugnazione limitatamente alle clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, le cosiddette clausole escludenti, no, che abbiamo ricordato. Però la cosa utile da sottolineare è che secondo l'adunanza plenaria ciò che appare decisivo ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione, quindi è necessaria un'analisi caso per caso su tutti questi profili, è che le clausole riguardino requisiti soggettivi degli aspiranti concorrenti che facciano riferimento a una situazione di norma di fatto che è preesistente rispetto al bando e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei relativi adempimenti, quindi qui tende a superare, no, la casistica C e D che abbiamo visto, no, le ipotesi C e D che abbiamo visto, che ricollegano e occorre... sono clausole che ricollegano alla situazione di fatto presa in considerazione un effetto giuridico diretto che appare immediatamente lesivo dell'interesse sostanziale dei concorrenti, una espressione un po' tautologica che non spiega nulla. Sul bando, sull'impugnazione del bando io andrei, diciamo, chiuderei perché tutto sommato gli aspetti che mi interessava approfondire sono
quelli che vi venivano e poi diciamo le tutele, e quindi una accurata rappresentazione del processo amministrativo, dei termini, sarà al centro di un'apposita lezione, no? In chiusura del corso, è inutile anticipare. Mentre invece, per ricollegarmi a quello che vi diceva il professore Lattoracca, vale la pena approfondire il tema della natura, no? Del bando, delle conseguenze pratiche legate alla natura del bando. Vi è stato detto correttamente che, secondo la giurisprudenza prevalente, il bando viene inquadrato in senso, secondo una visione pubblicistica, nell'ambito degli atti amministrativi. Quindi lo statuto è quello dei provvedimenti, ma in particolare degli atti amministrativi generali. Quali sono le conseguenze questo inquadramento? Innanzitutto non v'è un obbligo di motivazione specifico ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Lo stesso discorso vale per le linee guida dell'ANAC, no? Che vi ricordate abbiamo inquadrato, se vale l'inquadramento tra gli atti amministrativi generali. E questo principio, affermato più volte in giurisprudenza, anche se come sempre ci sono posizioni contrastanti sull'inquadramento dei bandi come atti amministrativi generali e quindi sul regime giuridico loro applicabile. In ogni caso, se prendiamo per buona l'orientamento prevalente, questo, l'effetto legato al mancato obbligo di motivazione è certamente oggi temperato dall'esistenza dei bandi tipo, perché se non altro il bando dovrà contenere, se vuole discostarsi dal bando tipo di ANAC, una motivazione specifica al riguardo. La sentenza che vi ho richiamato e che esprime questo principio, questo corollario legato alla natura del bando, aggiunge anche che il bando è espressione di ampia discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, che è sindacabile da parte del giudice amministrativo solo per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità. Quindi i ricorsi contro i bandi fanno spesso, no, leva sulla irragionevolezza, no, delle scelte. Ma perché? Perché è l'unico modo per poter contestare i bandi, che altrimenti sarebbero sostanzialmente insindacabili, perché contengono valutazioni che attengono a una discrezionalità tecnica, che appunto espressione di discrezionalità tecnica, che quindi i giudici possono appunto sindacare soltanto entro questi limiti. Secondo alcuni andrebbero anche oltre, no? Si parlerebbe di merito amministrativo, in particolare rispetto agli obiettivi, no? Agli obiettivi pubblici sottesi al bando. Altra conseguenza è l'inapplicabilità delle norme sulla partecipazione degli interessati, che quindi non devono essere coinvolti come nell'ambito di un normale procedimento, no, amministrativo, che esita in un provvedimento singolo, autoritativo. E ovviamente questo non elimina l'applicabilità dell'istituto, no, delle consultazioni, di cui abbiamo ampiamente parlato. Altra conseguenza che abbiamo visto anche per le linee guida: il bando non è disapplicabile dal giudice amministrativo. Se il giudice amministrativo rileva che il bando, no, che il provvedimento esitato dal bando è un provvedimento illegittimo, non può disapplicare, no, il bando e annullare il provvedimento. Il discorso verrà approfondito
con riferimento particolare all'ipotesi di nullità dal professor Cavalieri. Una questione, altra questione accennata dal professor Latorraca, sulla quale la giurisprudenza si aggrovella, è la cosiddetta eterointegrazione, no? Del bando, che diciamo ha poi degli sviluppi, se possibile, ancora più complicati, complessi, con riferimento agli oneri legati all'applicazione delle norme in materia di sicurezza, no? che poi andremo ad analizzare. Da questo punto di vista, quindi, che cos'è l'eterointegrazione? L'eterointegrazione, come vi veniva spiegato, è quell'istituto per cui, diciamo, un istituto civilistico, no? Disciplinato dall'articolo 1339 del Codice Civile, per cui le clausole, i prezzi imposti dalla legge sono di diritto inseriti in un contratto di diritto privato, no? Di diritto comune, disciplinato dal Codice Civile. Anche in sostituzione, no? Clausole imposte dalla legge che finiscono addirittura per sostituire le clausole difformi contenute nel contratto. Questo principio, questa regola, è applicabile al bando? La giurisprudenza sul punto non è certamente unanime, non lo è in generale e non lo è con particolare riferimento all'ipotesi specifica, no? Cui facevo riferimento prima. Diciamo che inizialmente ho individuato una sentenza del Consiglio di Stato del 2003, la giurisprudenza negava addirittura che potesse valere il principio di eterointegrazione rispetto ai bandi. Si diceva che il principio di eterointegrazione, sotto questo profilo, si diceva che il principio della eterointegrazione negoziale, sancito dall'articolo 1339, non trovasse applicazione in tema di bandi, in quanto postula la conclusione di un accordo tra le parti già intervenuto, laddove invece i bandi contengono una disposizione precettiva in ordine alla misura dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, che però deve ancora essere stipulato, no? Quindi si negava sostanzialmente l'applicabilità di questo principio, salvo che nell'ipotesi di prescrizioni del bando ambigue e suscettibili di possibili e ugualmente plausibili integrazioni, no? In questo caso l'amministrazione poteva esimersi, no? Dal dare applicazione a una clausola del bando apparentemente, diciamo, ambigua. Diciamo, un orientamento un po' meno intransigente è espresso da questa sentenza del Consiglio di Stato del 2006, che rimarca il principio per cui l'amministrazione può non dare applicazione a delle clausole del bando che siano ambigue, si aggiunge che siano anche illegittime, no? Quindi, diciamo, rispetto al principio giusto generale che aveva espresso il professor Latorraca, questa giurisprudenza è più permissiva. Lo dice perché, diciamo, sostanzialmente aggiungendo che in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara, no? Quindi una giurisprudenza che ammetteva l'eterointegrazione a questo specifico fine. Arriviamo al 2014, questo è un orientamento già
già più consolidato, che riconosce invece, riconosce l'applicabilità del principio, ma solo nell'ipotesi in cui ci troviamo di fronte a norme, come vi dice, come era stato detto, imperative, e in particolare a norme imperative che concernono requisiti generali di partecipazione configurabili come di ordine pubblico. In questi casi le norme imperative di questo tipo possono entrare nel bando e possono integrarlo. Quindi vedete come cambia anche la motivazione. Ma è rilevante sottolineare come questa giurisprudenza in questa fase negasse, no, la possibilità di una eterointegrazione rispetto a norme che non riguardassero, rispetto a norme che riguardassero lo svolgimento della procedura selettiva e le modalità con cui le imprese formulano la loro offerta. In particolare, da questo punto di vista, escludeva, no, la possibilità che le norme sugli oneri di sicurezza potessero, se non previste dal bando, entrare d'imperio nel bando. Legato al principio di, diciamo, la giurisprudenza che afferma, no, l'applicabilità del principio ai bandi, diciamo, coerentemente sottolinea che le regole, diciamo, la legge di gara deve essere interpretata innanzitutto letteralmente, quindi devono essere evitate delle interpretazioni ambigue. Aggiunge anche che perché deve esserci un'interpretazione di questo tipo, cioè un'interpretazione letterale del bando, no, che non faccia ricorso invece a un ragionamento deduttivo, perché l'interpretazione letterale consente di garantire anche il principio dell'affidamento, no, nei confronti del pubblico che si trova a leggere il bando. Andando avanti nel commento della giurisprudenza che si è occupata di questo tema, una sentenza interessante che vale la pena sottolineare è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 giugno 2016, causa C27 2015, che aveva ad oggetto in particolare la pretesa della stazione appaltante di escludere una impresa che non aveva pagato il contributo all'allora autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Ricordate che ne abbiamo parlato la scorsa volta del contributo, no? Che è caratteristica delle autorità indipendenti. E avevamo accennato appunto al problema che il contributo diciamo è previsto a pena di esclusione dalla gara. La sentenza della Corte di Giustizia, come sempre, fa diciamo, un discorso per certi versi spiazzante, per noi che siamo abituati invece a dei giudici più severi. E qual è il principio di diritto che afferma? Il principio di diritto è che il principio, scusate il gioco di parole, di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto da parte di tale operatore di un obbligo, il pagamento del contributo unificato, del contributo, scusate, all'autorità, che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura. Quindi il bando non richiedeva il pagamento del contributo, no? Bensì, diciamo, questo obbligo era ricavato da una interpretazione di tale diritto, in particolare dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
che lo, diciamo, in questo l'episodio in particolare riguardava dei servizi, no? E l'allora previsione sul contributo aveva ad oggetto invece gli appalti di lavori, no? E quindi l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e ANAC oggi interpretava questa, estendeva l'applicabilità di questa norma anche ai servizi. Quindi la Corte sottolinea come non ci fosse una norma DOC, fosse, diciamo, questo obbligo fosse sostanzialmente costruito, no? Fosse per via interpretativa dall'autorità per di più e forse soprattutto il pagamento del contributo non era previsto dal bando di gara. In tali circostanze, dice la Corte, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione, di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice. Quindi sancisce, no, la Corte l'applicabilità del soccorso istruttorio, no? Anzi, qualcosa di più, no? Perché il soccorso istruttorio a stretto rigore è un istituto che presuppone che il documento esista, quindi nell'ipotesi il pagamento del contributo ci fosse stato, no? E in una situazione come questa impone all'amministrazione, no, di appunto venire in soccorso dell'operatore. In realtà qui il discorso della Corte di Giustizia è molto più più perentorio, più marcato, no? Il pagamento del contributo non c'era stato, no? In calce altre sentenze che affermano sostanzialmente lo stesso principio. Vi segnalo un parere dell'ANAC molto recente, 838 del 2017, che fa un discorso diverso, perché in realtà non si capisce esattamente dal parere, ma parrebbe che il bando prevedesse l'obbligo di corrispondere il contributo, no? Perché nel parere si legge che la mancata allegazione alla domanda di partecipazione, quindi parrebbe che il bando lo preveda, però non è detto, della ricevuta di pagamento del contributo all'autorità non può essere sanzionata dalla sezione appaltante con l'esclusione senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro un termine decadenziale. Quindi adesso ripeto, dal parere non si capisce esattamente, però se qui è una valutazione personale, correggetemi se sbaglio, se qui l'autorità, l'ANAC, sta assumendo che in mancanza, no, di una indicazione puntuale del bando si possa escludere, no, un'impresa solo se nell'ipotesi in cui non abbia pagato il contributo, capite bene che è qualcosa di molto meno rispetto a quello che dice la Corte di Giustizia, che dice invece che se il bando non indica, no, la necessità di pagare il contributo, io posso pagarlo anche successivamente. Qui l'ANAC sta dicendo qualcosa di diverso, sta dicendo io non ti escludo solo se tu l'hai pagato prima. Non si capisce bene appunto se il bando prevedesse questo onere oppure no. Questo è, diciamo, un esempio, diciamo, esprime questo discorso un altro caso di applicazione del principio di eterointegrazione. In questo caso, se il bando, no, se il bando non contenesse una clausola che impone il pagamento del contributo, nella peggiore delle ipotesi ANAC sarebbe, no, eterointegrando il bando alla luce delle norme, no, che impongono in generale il pagamento di contributi. E veniamo all'ipotesi, no, che vi accennavo prima, i costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
vicenda, diciamo, intricatissima, una produzione giurisprudenziale considerevole e diciamo non uniforme. Ho cercato di ricostruire un po' come sono andate le cose prima dell'introduzione del codice e poi. Allora, se guardiamo al vecchio codice dei contratti pubblici, l'articolo, come voi mi insegnate, l'articolo 87,4 imponeva al concorrente di indicare i costi di sicurezza aziendali solo nel caso di gare per servizi e forniture. Da qui due problemi. Se la norma fosse applicabile anche ai contratti di lavori, se fosse o meno possibile esperire il rimedio del soccorso istruttorio, no? Nell'ipotesi in cui il concorrente avesse omesso di indicare i predetti elementi nella propria offerta, no? Nell'ambito di un contratto di lavori, di un affidamento di un contratto di lavoro. Queste questioni sono arrivate al Consiglio di Stato, in particolare all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che da un lato stiamo sempre parlando del vecchio regime, ha esteso in via interpretativa l'ambito di applicazione dell'articolo anche alle gare di lavori e ha stabilito che non può operare il soccorso istruttorio in favore del concorrente che abbia omesso di indicare i costi di sicurezza aziendali e ciò, attenzione, neppure quando il bando di gara sia privo di indicazioni in tal senso. Ipotesi di etero integrazione del bando. Una successiva sentenza del Consiglio di Stato dell'adunanza plenaria, la 19 del 2006, al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori che si trovavano di fronte a una norma che per i servizi nulla diceva, no? Ha ritenuto opportuno temperare le posizioni espresse dall'adunanza plenaria numero 9 del 2015, ammettendo il soccorso istruttorio in particolari situazioni. Se la gara di appalto si fosse svolta prima della pubblicazione della sentenza che aveva ampliato il raggio d'azione della norma e se il bando di gara non avesse prescritto ai concorrenti di indicare, no, i propri costi di sicurezza. La stessa sentenza però ha precisato che i costi di sicurezza sono un elemento sostanziale dell'offerta e che pertanto non è comunque ammesso il soccorso istruttorio quando il concorrente ha formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. Diversamente, se fosse ammesso il soccorso istruttorio, continuava l'adunanza, il concorrente sarebbe posto in condizione di formulare un nuovo prezzo, inclusivo dei costi di sicurezza, in evidente violazione del principio di segretezza delle offerte di par condicio tra i concorrenti. Diversamente, il soccorso istruttorio è ammesso quando invece il concorrente, pur omettendo di dettagliare nella propria offerta i costi interni di sicurezza, ha comunque formulato un prezzo che tenga conto dei predetti oneri economici. Tutto questo nel vecchio codice. Che cosa accade nel nuovo codice? Allora, il nuovo codice, no, contiene una norma, l'articolo 95,10, che parla chiaro: nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e lo dice per tutti i contratti. Ciò non di meno, ancora oggi assistiamo a due posizioni differenti. Secondo una prima opzione interpretativa, il soccorso istruttorio è doveroso tutte le volte in cui non sussiste incertezza sulla congruità dell'offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, e il bando non prevede espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso dell'omessa precisazione dei suddetti costi. Fa sostanzialmente segue, no? L'ultima adunanza plenaria che abbiamo visto. Un secondo e, diciamo, sovversivo, potremmo dire orientamento giurisprudenziale, sovversivo perché l'adunanza plenaria
è il massimo organo della giustizia amministrativa, no, un po' come la Cassazione per il civile, no? Un secondo e diverso orientamento giurisprudenziale è invece favorevole all'esclusione automatica del concorrente. Ritiene che il nuovo codice appalti, superando le incertezze del previgente testo normativo, avrebbe ormai definitivamente chiarito che il concorrente ha l'obbligo di indicare gli oneri in esame. Quindi eterointegrazione sicura. Secondo tale orientamento, l'esclusione deve essere disposta anche quando il bando di gara, appunto, qui sta l'eterointegrazione, non contenga alcuna espressa prescrizione in tal senso. Qui alcune sentenze. Il vaglio di compatibilità con il diritto comunitario di una norma così interpretata è stato sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. So che sulla sentenza della Corte verrete intrattenuti a lungo e meglio nella lezione sulle tutele, quindi non mi soffermo oltre. Volevo però segnalarvi, a chiusura di questo discorso, una ancora più recente sentenza che ho rinvenuto, il TAR Catanzaro del 7 febbraio 2018, che sostanzialmente applica il principio dell'eterointegrazione. Però la motivazione è interessante. La motivazione è interessante perché arricchisce un po' il panorama motivazionale che abbiamo finora visto. Ma purtroppo c'è una sintesi. La leggiamo insieme perché diciamo è interessante. Il TAR è pur consapevole, no, degli orientamenti divergenti sul punto, no, e non uniformi, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione che reputa necessaria l'indicazione di tali oneri, anche quando il bando, no, non preveda tale onere, e che in relazione ad essi, a tale onere, non operi il dovere di soccorso istruttorio. E come motiva questa decisione? Sottolineando come l'articolo 95 sia una norma imperativa di legge. In realtà la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2006 lo aveva escluso. Non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell'atto unilaterale. Quindi vedete come il carattere imperativo delle norme, tutto sommato, diventi una nozione opinabile. Non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell'atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi, in applicazione dell'articolo 1339 del Codice Civile. Ed aggiunge, tra l'altro, trattandosi di requisiti dell'offerta economica, e qui l'argomento è più serio e arricchisce il discorso rispetto a quello che ci siamo detti, il soccorso istruttorio per i requisiti dell'offerta economica è espressamente escluso dall'articolo 85,9 del codice, può farsi riferimento alla tutela dell'affidamento, che invece era tirata in gioco dalle sentenze del Consiglio di Stato precedenti, alla luce, da un lato, del carattere imperativo della norma, quindi la norma parla chiaro e non ci può essere affidamento, e dall'altro lato dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato, no? Le imprese sono considerate dei soggetti che devono assumere una diligenza maggiore, no, del buon padre di famiglia. Addirittura dice che questa interpretazione è in linea con le esigenze di certezza del diritto, legate al fatto che ci sia al dato normativo chiaro, no, nella costruzione della sentenza, con le esigenze di certezza di diritto
diciamo, la cui importanza è ben sottolineata dalla legge delega, no? Quindi vedete quanti argomenti raccoglie la sentenza per negare il soccorso istruttorio. Addirittura, poi cita anche delle altre adunanze plenarie del Consiglio di Stato, e in particolare l'adunanza plenaria numero 9 del 2014, che aveva ribadito la non necessità che la sanzione della esclusione fosse espressamente prevista dalla norma di legge, quando sia certo il carattere imperativo del precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti di una gara. E abbiamo analizzato la sentenza della Corte di Giustizia, no? Tar Catanzaro la conosce e sostanzialmente spiega perché in quel caso aveva senso affermare la necessità del soccorso istruttorio, in questo no. Perché, diciamo, Tar Catanzaro afferma che nel caso di specie l'obbligo non è un obbligo ricostruito per via interpretativa, ma è un obbligo stabilito dalle norme. Qui c'è, diciamo, giurisprudenza sullo ius supervenis, no? Che è, diciamo, un argomento che vi è stato già introdotto. Se il diritto cambia, l'amministrazione può disapplicare il bando divenuto non più attuale? La giurisprudenza dice di no, no? Occorre un intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. Sostanzialmente, diciamo, non vi dice questo, non vi... Ecco, dal punto di vista giuridico la questione è stata approfondita dalla giurisprudenza, in particolare dall'adunanza plenaria numero 9 del 2011, che ha spiegato come il principio del tempus regit actum si applichi ai contratti pubblici. La sentenza dice che il principio attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche da attività interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio, come nel caso del bando. Ragion per cui le norme sopravvenute, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano di regola i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. A differenza di un normale procedimento amministrativo che può, diciamo, essere avviato sulla base di una certa normativa, ma che subisce, no, gli effetti legati allo ius superveniens che sopraggiungono nel corso dell'iter procedimentale, prima della chiusura del procedimento con un provvedimento, nell'ipotesi, diciamo, questa ipotesi non si applica per i bandi, perché il bando nasce e muore con la sua pubblicazione, sostanzialmente, dice la giurisprudenza. L'unico caso in cui questo non è, diciamo, è messo in discussione è quello legato, diciamo, lo si ha quando è la stessa legge a prevedere che i bandi, no, già pubblicati siano modificabili. Deve essere però la legge a stabilirlo espressamente. Diciamo che con questa noiosa rassegna giurisprudenziale avrei concluso. Facciamo una pausa e poi...